Welcome to W5. This week, a stunning medical discovery. A revolutionary treatment for a most debilitating disease. Might be operated. C'è un'importante ricerca italiana che dà qualche speranza proprio a questi pazienti. Se ne parla ormai in tutto il mondo. La ricerca intrapresa nel 2006 dal professor Paolo Zamboni, direttore del Centro Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara, che ha iniziato a studiare il collegamento tra l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, meglio nota come CCSVI, ed una delle malattie più temute del nostro tempo, la sclerosi multipla, ha ormai avviato il dibattito a livello generale. Dei progressi della sperimentazione, la comunità scientifica internazionale è stata informata nel corso del 62esimo congresso dell'American Academy of Neurology, svolto a Toronto. L'intuizione del professore italiano, che pure deve essere approfondita, sembra però poter aprire nuovi scenari e soprattutto dare nuove speranze a tanti malati. È una speranza concreta, perché io non so con precisione quale sarà il numero di persone che potrà giovarsi di questo e in quanta misura. Le esplorazioni che abbiamo fatto nello studio pilota indicano che certamente ci sarà un gruppo di persone, dovremo valutare quanto grande, che avrà dei vantaggi da questa nostra ricerca. 6 milioni di malati nel mondo, 3 milioni in Europa, 70.000 con 1.800 nuovi casi ogni anno in Italia. Quelli della sclerosi multipla, la patologia più grave del sistema nervoso centrale, sono numeri impressionanti. Non ha dunque destato sorpresa la grande attenzione registrata al convegno CCSVI e sclerosi multipla. Proviamo a capire la grande idea, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata e che si è tenuto al Teatro Rossini di Civitanova Marche, alla presenza di un gran numero di persone, molte delle quali provenienti da fuori regione. La grande idea è appunto quella del professor Paolo Zamboni, che grazie ai suoi studi, iniziati nel 2006, ha indicato una nuova strada per la cura della malattia. La grande idea è quella di avere collezionato un parallelismo fra le lesioni tessutali dovute a un cattivo funzionamento delle vene in altre parti del corpo ed averle comparate con quello che può capitare nella sclerosi multipla, dove in effetti abbiamo trovato che il sistema venoso funziona male. Naturalmente tutto questo può concorrere alla neurodegenerazione, che è uno dei problemi più importanti che hanno le persone che soffrono di questa patologia, e quindi pensiamo di aver dato un contributo che poi ha anche una sua coerente applicazione terapeutica. Tra i primi a credere nella ricerca del professor Zamboni, il neurologo Fabrizio Salvi dell'ospedale Bellaria di Bologna, che già nel 2007 ha iniziato ad affiancarlo in questa straordinaria avventura scientifica. Sì, sono stato il primo neurologo che ha collaborato in maniera attiva con lui. Soprattutto in questo progetto abbiamo cominciato a verificare se questa ipotesi era corretta nei miei pazienti e abbiamo cominciato a trattarli. È stata un'esperienza veramente favolosa di due discipline che si sono incontrate per far chiarire un po' questa ipotesi di Zamboni. Al convegno di Civitanova ha portato la sua testimonianza diretta Augusto Zeppi, uno dei primi pazienti di Zamboni. Dopo 9 anni di attacchi della sclerosi multipla che ne avevano iniziato ad intaccare pesantemente le funzionalità fisiche, il trattamento del professore Ferrarese ha fatto riscontrare risultati davvero importanti. Io oggi sono qui, mi vedete, stamattina sono stato tranquillamente tra le 7 e le 8 a fare footing tra Fano e Pesaro e 3 anni fa non l'avrei potuto fare, neanche volendo. Ora, non ci sono risultati miracolistici per nessuno. Per fortuna, per chi è nella mia situazione come stadio di malattia, il recupero permette questo. Oggi siamo qui ospite di Karima, che ha capito e si è lasciato coinvolgere in un progetto che è esattamente nelle linee che sono indicate come attività delle fondazioni bancarie. Augusto Zeppi è attualmente il vicepresidente della fondazione Ilar Escere, che sostiene la ricerca e la sua attuazione. Nella nostra regione, la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata si è posta come importante punto di riferimento, decidendo di finanziare il progetto diagnostico. Grazie al suo contributo, tra l'altro, l'ospedale di Civitanova, oltre a poter provvedere alla formazione di suoi medici, sarà dotato di un ecodoppler con un software specifico. Ci siamo decisi a fare questo dopo che abbiamo visto che a livello nazionale c'era una ricerca condotta molto bene dal professor Zamboni e noi ci siamo inseriti, anche perché la primogenitura è da attribuirsi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna,
Ripeto, abbiamo visto che era una cosa seria, abbiamo capito che potevamo fare qualcosa, abbiamo iniziato anche noi a collaborare. E noi, intuendo che la Fondazione di Bologna aveva, come dire, intrapreso una strada interessante, ci siamo agganciati a loro e abbiamo supportato la ricerca, appunto, cercando di portare qui nelle Marche e creare i presupposti per realizzare, appunto, qui nelle Marche uno studio simile a quello che verrà portato avanti nella regione Emilia-Romagna con l'aiuto e con il supporto del professor Zamboni. Nelle Marche i malati di sclerosi multipla sono oggi circa 1500. Nel corso del convegno di Civitanova è stato reso noto che è stata avanzata una richiesta di studio su circa 200 persone della nostra regione, con la diretta supervisione del professor Zamboni. Io credo che l'amministrazione regionale, l'amministrazione pubblica ha il dovere di esaminare questa proposta e di approfondire le questioni scientifiche che Zamboni con la sua ricerca pone al mondo politico, alla società, per una malattia che incide fortemente sia dal punto di vista della disabilità delle persone, sia dal punto di vista dei costi sociali che da questa disabilità derivano. E quindi, al di là delle considerazioni di merito scientifiche che non possono certamente appartenere alla politica, io credo che noi dobbiamo cogliere questa occasione e anche la disponibilità della Fondazione Carima per poter avviare dentro i nostri ospedali questa sperimentazione. Una nuova grande speranza. È su questo che è stata gettata una luce nel convegno di Civitanova promosso dalla Fondazione Carima. Tante persone nel mondo guardano a questa intuizione scientifica tutta italiana con grande fiducia. Una speranza che si toccava in maniera tangibile tra le tante persone interessate da vicino che erano presenti a Civitanova. Buon lavoro al professor Zamboni e al suo staff.